Ciao, benvenuta. Ciao. Il tuo nome? Sara. Sara, hai appena visitato la mostra. Sì. Com'è andata? Ti è piaciuta innanzitutto? È banale dire sì, mi è piaciuta. Mi è piaciuta molto sia per come è strutturata, quindi proprio l'allestimento, sia perché ti fa vivere un'esperienza immersiva e quindi ti fa capire perfettamente di che cosa si sta parlando. C'è un punto che ti è piaciuto di più degli altri? Mi è piaciuta la sala con gli specchi, mi è piaciuta la parte finale sicuramente perché è un risvegliare anche in te alcune cose che hai visto, che hai vissuto. Mi è piaciuto molto la ricerca storica che c'è alla base di questa mostra e che dimostra proprio come tante volte siamo preda di pregiudizi e ci fermiamo all'apparenza. Invece qua si può capire veramente tanto della storia. Tu mi dicevi che stai scrivendo un libro? Sì, io sto scrivendo un libro, io scrivo libri gialli e ne sto pensando uno dove c'entra qualcosa sulla stregoneria in Italia. È ancora in fase di embrionale, però direi che questa mostra mi ha dato moltissimi spunti proprio storici, quindi al di là delle suggestioni o delle credenze, che pure qua ce ne sono tante di suggestioni, ma proprio dal punto di vista storico, quindi complimenti. Quindi la suggeriamo? Sì, sì, sicuramente, anzi ci ritornerò anch'io magari, anche perché quel libro delle ombre in pelle, cioè, ce l'ho ancora in mente. Perfetto, grazie. Grazie mille. A voi.